Chi è ora? Tutti, eccoci qui a parlare praticamente delle partite della quarta giornata. Oggi ci saranno anche due video perché dopo parleremo anche delle azzurre. Siamo alla vigilia del nostro esordio mondiale. In questo momento a Auckland è piena notte e le nostre azzurre sono praticamente tra le braccia di Morfeo. E niente, dopo ne parleremo. Questa mattina, la serata a Auckland, praticamente hanno fatto l'allenamento di rifinitura e dopo c'è stata e poi c'è stata praticamente la conferenza stampa istituzionale della FIFA, ma ne parleremo comunque dopo. Ecco. Iniziamo a parlare. Intanto, per prima cosa, vi voglio mostrare due cose. Queste cose mi fanno anche piacere, mi sono anche dimenticato le altre volte. Questo è Topolino di questa settimana, il numero 3530, e mi fa piacere che praticamente tra gli editoriali si parla proprio del mondiale, eccolo qui, ecco, vedete, adesso, come vedete, si parla dei mondiali, parlando praticamente dei gironi, qua c'è il calendario azzurro e naturalmente il trofeo che ricordiamo. È praticamente anche questo di Silvio Gazzaniga, il papà della Coppa del Mondo. E anche questo trofeo rimane di proprietà della FIFA, viene data anche una replica praticamente alla squadra vincente. L'altro è Tele7 che ha messo finalmente la foto con Barbara Bonansea e il rimando al debutto di domani mattina. Ecco, iniziamo a parlare praticamente delle partite che si sono giocate oggi, partite che devo dire la verità si sono giocate in un clima veramente da lupi. Perché questo? Perché praticamente siamo in inverno e in Oceania e si è visto praticamente classico clima invernale, tanto freddo, tanta pioggia, ecco, mancava solo a questo punto mancava la trasformazione in neve, ecco. E niente, e sicuramente il clima qua condiziona purtroppo le gare, bisogna dirlo, dobbiamo dirlo, condiziona molto le gare perché non si è abituati a un clima del genere, no? Soprattutto le squadre europee, e allora questo comporta anche sull'andamento delle partite. C'era tanta attesa, infatti per l'esordio stamattina, quasi praticamente, non proprio all'alba, diciamo all'ora della colazione, quasi alle 7, della Svezia, praticamente con il Sudafrica. È il nostro girone, la Svezia ha vinto, ma ha vinto in rimonta, ha vinto in rimonta praticamente una gara purtroppo che non ho visto nel primo tempo, ho visto soltanto il secondo tempo, diciamo parte del secondo tempo, dove comunque la Svezia ha meritato di vincere. Il primo tempo è finito 0-0, si giocava sotto un diluvio universale di Wellington. Freddo naturalmente tanto, con la pioggia ancora di più perché le giocatrici erano fradicie da quest'acqua gelida, e naturalmente il primo tempo è finito sullo 0-0. Comunque nella ripresa praticamente anche il metro ha dato una mano alle Bagnana Bagnana che sono andate in vantaggio grazie a Magaia, e
grazie a un pallone che praticamente ha rallentato e c'è stato questo assist dalla destra che ha portato questo dalla sinistra che ha portato praticamente i gol di Magaia al 48esimo. Sembrava veramente era già questo un risultato sorprendente. Poi la Svezia l'ha ribaltata con prima Kurolfo e poi l'ha vinta praticamente nel finale allo scadere con il colpo di testa di Ilestad. Indovinate chi ha fatto il cross? La rossonera, la milanista kosovara Aslani su calcio d'angolo. Ecco, quindi la Svezia ha portato i 3 punti. Il Sudafrica si è mostrato nettamente quello che abbiamo visto, debole in difesa. Ha una buona portiera, possiamo dirlo, quello sì. Però sinceramente non dovrebbe essere un avversario molto pericoloso naturalmente. Ecco, quindi anche perché seconda gara di Sudafrica adesso è con l'Argentina, comunque noi dobbiamo, se facciamo un punteggio pieno con l'Argentina, 50% su 50 siamo passati, quindi questo è il punto. Ecco. La seconda gara, anche questa molto attesa, è quella che si è giocata praticamente a Dunedin, è quella tra l'Olanda e il Portogallo. Anche qua, gara molto, intanto molto nervosa nel primo tempo, devo dire la verità, poi è stata una gara molto molto equilibrata, meglio il Portogallo nella prima parte, nettamente, mentre nella ripresa l'Olanda, nel Portogallo in prima parte, nonostante anche il gol dell'Olanda con Van der Gracht che ha segnato al 13esimo, mentre nella seconda parte l'Olanda ha praticamente preso le redini del gioco. Ecco, quindi una buona vittoria dell'Olanda, non è stata trascendentale per il gioco. Ci vediamo alla prossima partita, anche perché la prossima partita è con gli Stati Uniti, quindi sicuramente sarà una partita molto veloce, giocata con squadre molto più aperte che non schiuse. Il gioco del Portogallo non è stato proprio trascendentale, diciamo un po' meglio, ha tanti problemi in fase offensiva, dove praticamente Jessica Silva ha lottato da sola. Ecco, comunque l'Olanda prende i 3 punti insieme agli Stati Uniti e al primo posto. Il Portogallo si giocherà ancora, ha comunque ancora una chance col Vietnam e dopo dovrà però fare il punteggio con gli Stati Uniti, ma anche se gli Stati Uniti battono l'Olanda e si qualificano, non sono una squadra che fa biscotti, non sono una squadra che regala risultati, a loro gli interessa soprattutto la vittoria. Ecco. L'ultima partita che si è giocata è quella tra Francia e Giamaica, gara molto molto nervosa, anche questa giocata in un clima completamente invernale, tanta tanta pioggia al Football Stadium, molto bello questo stadio che ha debuttato proprio oggi, dopo il Mondiale diventerà praticamente lo stadio del Sydney FC, come avevo detto. E niente, è stata una gara che comunque la Giamaica ha dimostrato veramente di essere in grado anche di far male. Anzi, la prima occasione è proprio stata della Giamaica. Giamaica ha giocato molto bene la prima parte della partita, il primo tempo. Nel secondo tempo ha fatto praticamente catenaccio puro.
L'attacco è tutto sulle spalle della giocatrice del City, Khadija Shaw, espulsa poi nel finale da Carvajal. Forse anche in maniera eccessiva, il fallo era brutto, ma condizionato anche da un clima, da un campo veramente pesante, era difficile giocare, era difficile anche giocare il pallone a terra, anche se il terreno da gioco teneva, però diciamo la verità, la Giamaica è riuscita praticamente a contenere una Francia che sinceramente con le squadre chiuse ha tanti seri problemi, non riesce a trovare grande gara comunque di Karchaoui, che è stata eletta anche migliore della partita. Ecco, e comunque adesso la Francia invece dovrà giocarsela praticamente nella prossima gara, che è quella col Brasile. E lì praticamente dovrà fare di beh, molto, molto, dovrà giocare in maniera molto, molto diversa rispetto a quella gara con la Giamaica. Certo, ha preso una traversa, ha preso un palo, ma non si può dire, il 0-0 forse non è il risultato più giusto, sinceramente meritava più la Francia, però dai, diciamo la verità, complimenti alla Giamaica che ha conquistato il suo primo punto del mondiale. Bravissima Spencer, grande portiere, la portiera del Tottenham Spurs. E niente, vedremo, anche qui vedremo cosa succederà per la Francia la seconda partita. Bene, per lato delle partite di ieri, iniziamo a parlare delle partite di domani, tralasciando naturalmente il nostro esordio, che ne parleremo in un altro video successivamente. Parliamo naturalmente di Germania-Marocco, che si giocherà al Rectangular Stadium di Melbourne, e questa partita l'attendo molto perché voglio vedere come giocherà la squadra di Martina Voss, perché ricordiamo prima della partenza praticamente per l'Australia, c'è stata questa sconfitta clamorosa contro lo Zambia, dove la Germania ha mostrato tanti, tanti, tanti problemi in difesa, ma soprattutto rischia molto in contropiede, ma rischia tantissimo, non per niente. I tre gol dello Zambia sono praticamente iniziati da tre, sono stati tre contropiedi. Ecco, quindi vedremo quello che farà la Germania. Dall'altra parte c'è il Marocco. Marocco, che ricordiamo, sogna di fare come i leoni, le leonesse di Atlante sognano di ripercorrere il cammino dei leoni di Atlante, come è stato in Qatar. Non sarà facile, naturalmente, però è una squadra, ragazzi, che sa ripartire, sa coprire bene. L'abbiamo visto contro l'Italia, dove nel primo tempo ci sono state superiori, lo ammettiamo, e dopo ha una portiera che intanto, ve lo dico già, è praticamente oggetto di mercato, soprattutto tra le italiane c'è il Napoli, ma anche Juventus, Milan e Roma sono alla ricerca di Khadija Er Ramci. Che questa portiera del FAD del Maroc, gioca nel FAD, una squadra marocchina, gioca nel suo paese, e niente, e ha dimostrato di essere una portiera veramente tra le più forti non solo del continente africano, ma potrebbe anche diventare una delle più forti al mondo, questo è sicuro. Quindi vedremo questa partita. Germania favorita naturalmente, e piccola curiosità, arbitra una sudafricana, cioè questa è una cosa un po' così, perché visto che c'è un'africana in campo, arbitra una che viene dallo stesso continente,
continente che è Akana Zenit Mkalma, ecco, nome così, ecco, quindi, ah no, scusate, scusate, ho sbagliato. Abita Tony Pensa, ecco, no, perché mi sembrava strano, è la quarta ufficiale questa. Ecco, abita Tony Pensa, che è americana, quindi, ecco, degli Stati Uniti. Sono ben tre gli ufficiali americani in questo mondiale, quindi pensate un po' quanto è potente gli Stati Uniti nel calcio femminile, ecco. Pensate un po' alla potenza americana, anche sul discorso arbitrale. Ecco, vedremo come andrà questa partita. Ricordo, fischio d'inizio, naturalmente alle 10:30, dopo al termine, dopo la partita dell'Italia, la potete vedere su FIFA Più. Naturalmente con audio italiano, la RAI non la trasmette, come sappiamo la RAI non trasmette nessuna partita tranne dell'Italia nei gironi eliminatori. È stato così anche in Francia, però c'era anche Sky quell'anno lì. Ecco, la seconda partita è quella del gruppo della Francia, il gruppo F. E si gioca praticamente ad Adelaide, ed è quella che mette di fronte il Brasile e Panama. Io qua mi aspetto una grandissima goleada del Brasile. Avrà di nuovo Marta naturalmente in campo, ma ci saranno anche De Bigna, ci saranno tantissime altre, insomma, è inutile continuare dalla Seleção, che intanto dico anche una cosa sulla Seleção: il governo brasiliano adesso di Lula ha deciso praticamente che i lavoratori pubblici possono spostare l'orario lavorativo in occasione delle partite del mondiale. Questa cosa veniva fatta solo con la Seleção maschile. Adesso viene fatta con la Seleção femminile, quindi questa è una bellissima cosa, posso veramente dirla. Finalmente una parità in Brasile anche nel calcio tra maschi e femmine. Ecco, Brasile, questa è l'ultima occasione per Marta di vincere la Coppa del Mondo, l'ha persa nel 2007 contro in quel momento una Germania che era super, conquistando due titoli. E niente, vedremo veramente quello che succederà sul Panama. Io dico la verità, l'ho visto con la Spagna. Sinceramente, tra gli esordienti, secondo me è la squadra Materasso, perché anche ha segnato anche ricordo del Panama, ricordo che ha passato, è riuscita a qualificarsi a questo mondiale praticamente vincendo il spareggio contro praticamente il Paraguay. Sì, ha vinto, ma nettamente soffrendo tantissimo, però è riuscito a contenere il Paraguay e a vincere anche grazie a Sedeño, grande rivincita, che ha giocato anche nella Sampdoria. Dopo si è praticamente. Ha lasciato la Sampdoria, praticamente si è svincolata per tornare nel suo paese e niente, veramente vedremo quello che farà il Panama, ma io l'ho visto con la Spagna e sinceramente tantissimi problemi del Panama anche in difesa, anche come guardiana, veramente in porta, perché sinceramente, ho visto molto male veramente questo Panama, quindi mi aspetto veramente una goleada del Brasile.
del Brasile 4-0, ecco. Vabbè, io quindi queste sono le partite di domani, questo è il resoconto, naturalmente. Ah, dimenticavo, scusate, mi sono dimenticato, importante, l'arbitro della partita che è Cheryl Foster. Non mi ricordo più se è inglese o americana. Ecco. Dovrebbe essere, se non sbaglio, inglese, mi pare, non mi ricordo più. È gallese, infatti, gallese. Ed è anche essa giocatrice. Ecco. Va bene, quindi ecco, con l'arbitro abbiamo chiuso. Niente, io vi do l'appuntamento dopo al video dove parleremo delle azzurre. Mi faccio una piccola pausa e basta. Vi dico di, se volete, se vi è piaciuto, mettetemi un mi piace, un commento e basta, e dopo vi invito anche a iscrivervi al gruppo. Grazie per il Jarapas Bar che affronta il calcio femminile in maniera scherzosa. È tutto, chi ora tutti, a dopo.